Siamo a un altro seminario, questa volta dedicato ai materiali sul web relativi alle scritture idee, un tema che personalmente mi rimanda alla mia gioventù, perché io sono di quelli che leggevano da bambini Civiltà Sepolte, leggevano Plot, la Civiltà Egea, e quindi mi sembra di ascoltare qualcosa che mi rimanda lontano, a un livello di conoscenza molto più alto. Maurizio viene da Roma, Maurizio Del Preo, credo che almeno il suo studio sui sentimenti dei territori nelle tavolette, nei documenti lineari B, almeno quello sia molto conosciuto, apprezzato anche da gente non di mestiere, e in questo caso invece farà qualcosa di più di diverso, ma almeno quel volume fa da credenziale allo specialista, e invece di parlarne io sarà meglio di dire una parola. Ok, grazie molto. E dunque oggi cerco di concentrare un po' di considerazioni di base sulle scritture egee del secondo millennio anticristo, che sono molto simili tra loro per vari aspetti, e quindi spero di riuscirci soltanto alcune cose, dicendo soltanto il rapporto all'uno all'altra delle scritture. Si tratta di fondamentalmente tre scritture di tipo logo sillabico, sono formate essenzialmente da un sillabario e da un patrimonio anche piuttosto ampio di logogrammi o ideogrammi, come si definisce normalmente. Sono il geroglifico cretese, che è la meno ampiamente attestata delle tre scritture, e la lineare A, quello è un po' meglio, che ci permette di fare anche alcune considerazioni sul contenuto dei testi, su quelli in geroglifico è un po' più difficile, vedremo, e la lineare B, che invece è molto più conosciuta, semplice fatto, che è stata decifrata, sappiamo che serviva a notare una forma di greco molto arcaica e comunque affine ai dialetti arcadici ciprioti del primo millennio, questo si può dire con un certo margine di sicurezza, anche se il dibattito è ampio, la posizione di Aristotele del Miceneo non è affatto definita in maniera assoluta. C'è anche un piccolo capitolo a parte che spero di riuscire a trattare, che riguarda il disco di Festos, questo curioso documento che costituisce un unicum da tutti i punti di vista e che attira però sicuramente più di tutte le altre scritture di interesse, diciamo soprattutto dei non specialisti, degli appassionati, dei dilettanti. In sostanza, più che una rapida presentazione sarà possibile fare, nel senso che comunque tutto il resto è campo che si può lasciare alla fantasia, diciamo così, degli interpreti, come si vedrà. Ci sono dei siti che sono semiseri, per così dire, da un lato presentano quanto si può dire scientifico sull'argomento, dall'altro però improvvisamente si scatenano in straordinarie elucubrazioni sullo significato e sulla potenziale funzione di questo oggetto. E comunque li abbiamo messi lo stesso tra le risorse online, anche perché il professor Anto ci teneva, essendo anche giusto perché era rappresentativo di un certo tipo di studi, comunque che si devono necessariamente restare a un certo punto e poi possono anche proseguire, diciamo, con altri metodi, altre prospettive. Comincerei subito dal geroglifico cretese, che è una scelta che è di tipo cronologico. C'è da fare solo una piccola premessa: il geroglifico cretese è stato considerato a lungo come la prima delle scritture logosillabiche attestate a Creta. Questo non è del tutto corretto, perché la lineare A di fatto è contemporanea nell'uso. Anzi, un recentissimo ritrovamento in uno degli annessi del palazzo di Cnosto permette di datare la lineare A a una fase leggermente
precedente. Siamo sempre nell'ambito del cosiddetto periodo dei primi palazzi cretesi, che grosso modo occupa la prima metà dell'età del medio bronzo locale. Resta il fatto che c'è un piccolo nucleo di scrittura, che testi che sono stati trovati da prima ad Arcanes, che è un simbolo della Creta centrale, e poi anche in altri luoghi di Creta e non solo, che possono essere messi in relazione con il geroglifico cretese, nel senso che possono essere considerati come una forma di proto-geroglifico. C'è una affinità di carattere formale per quanto riguarda i segni e anche una affinità di carattere extratestuale se si considera in supporti su cui questa scrittura è notata. C'è un dibattito aperto, ci sono altri illustri specialisti che ritengono che non sia del tutto fuori luogo un paragone con la linea reale. Ad ogni modo, questo tipo di scrittura, la scrittura di Arcanes, è databile grosso modo tra la fine del terzo millennio a.C. e l'inizio del secondo millennio, si pone in una fase che è pre-palaziale, cioè praticamente si tratta di una scrittura attestata in una fase in cui i palazzi non esistevano ancora a Creta. E la cosa interessante è proprio questa, cioè il fatto che un sistema di scrittura si sviluppa a Creta prima della nascita dei palazzi, segno che c'è stata un'evoluzione molto complessa sia a livello sociale sia a livello economico, e a un certo punto le comunità di villaggio si sono dotate di un sistema di contabilità più evoluto di quello della semplice sigillatura dei documenti come era nei secoli precedenti, e che appunto la scrittura. Qui nella scheda del geroglifico cretese, a parte alcune indicazioni di carattere generale, che sono un po' di carattere geografico, un po' di carattere cronologico, ho riassunto 4-5 tematiche importanti. La prima, che sta sotto l'indice contenuti, recita il termine geroglifico, tra virgolette, in effetti ovunque vedete ci sono le virgolette. È un caveat che va ovviamente messo in evidenza. Si tratta di una scrittura che non è geroglifica nel senso che ci può dare questo termine per il geroglifico egiziano. Semplicemente è un termine che è stato coniato, una definizione è stata coniata da Evans, lo scopritore di Knos, uno dei primi che si è occupato di geroglifico cretese, e che si mantiene ancora oggi prosegue la tradizione, ma in realtà da quando si conosce meglio, grazie anche al corpus dei documenti in geroglifico, è stato pubblicato recentemente, nel 1996, questa scrittura si può dire che è di tipo logosillabico, esattamente come viene là, esattamente come la linea regina. Non è una scrittura sacra, insomma, non è esattamente un geroglifico, però si continua a utilizzare il termine, altrimenti sarebbe dire lineare qualcos'altro, no? Lineare A, B, dovremmo prendere un'altra lettera, non so. Per quanto riguarda il problema delle origini della scrittura, ecco, diciamo che è una scrittura autoctona, nel senso che non ci sono paralleli al di fuori di Creta che possano essere interpretati come punto di partenza per la creazione del geroglifico cretese. Il meccanismo di funzionamento logosillabico, però, non lo si può certamente definire come una creazione locale, è qualche cosa che proviene, uno spunto che probabilmente proviene dal Vicino Oriente contemporaneo. In ambito siriano, mesopotamico, ci sono attestazioni anche sulle logosillabiche molto più antiche, è molto probabile che l'idea sia venuta da lì, però l'implementazione di questa idea è sicuramente una creazione locale, tanto che i segni, al di là di quelli che rappresentano semplicemente animali o piante o oggetti, in qualche caso riproducono strumenti tipici delle culture locali, quindi sicuramente qualche cosa che si sviluppa localmente. C'è qualcosa da dire sulla tipologia delle scrizioni, qui magari vado direttamente alla piccola sottosezione. Praticamente si ha a che fare con pochissimi documenti, come vedete sono 350, grosso modo. La metà sono documenti d'archivio e sono incisi su tavolette d'argilla o altri supporti. Non so enumerarli, sono molto
diversificati, che forse anche la forma di una funzione specifica nell'ambito delle amministrazioni locali. L'altra metà è attestata su sigilli che sono prevalentemente in pietra, ma anche di altri materiali, avorio specialmente. Questa è una caratteristica esclusiva, si può dire, del geroglifico Pratese rispetto alle altre due strutture. Ci sono pochissimi sigilli con iscrizioni in lineare A, veramente sono rarissimi, e ce n'è praticamente uno in lineare B. Viceversa ce ne sono più della metà di questi pochi testi, 350 che abbiamo a disposizione, per il geroglifico Pratese. La funzione nel primo caso è tipo contabile, cioè i testi ad archivio fondamentalmente contenevano censimenti oppure presentazioni di entrate, uscite, transazioni di carattere economico. Lo capiamo che soprattutto studiandoli in comparazione con i testi in area A e in lineare B, le strutture sono spesso simili. Invece, per quanto riguarda i sigilli, è un po' più difficile capire la funzione, quale potesse essere. Diciamo che i segni di scrittura si alternano con segni che sono di carattere ornamentale. Allora è possibile che questi oggetti, sono anche bellissimi oggetti, come avremo qualcuno, avessero una funzione di tipo ornamentale, per l'appunto, che indicassero lo stato simbolo dell'individuo che li possedeva, che li utilizzava. D'altra parte ci sono degli esempi di impronte di questi sigilli su cretule, cioè piccole mattarelle d'argilla, che venivano utilizzate dalle amministrazioni sempre a livello contabile, quindi sicuramente avevano anche una funzione di tipo contabile, ma ovviamente non solo. Ci sono anche altri tipi di testi, non mi soffermo per brevità. Ritorno soltanto al piccolo elenco dell'indice dei contenuti per parlare un attimo dell'area di fusione dell'iscrizione. Si tratta essenzialmente di siti della metà orientale di Creta. C'è da dire nel caso dei sigilli che molto probabilmente questi provenivano da contesti funerari, meno frequentemente da contesti abitativi, lo diciamo perché nella maggior parte dei casi proprio non si sa la provenienza, sono stati recuperati dal mercato dell'antiquariato. Là dove sono venuti alla luce in scavi sistematici invece sono per lo più contesti funerari, e lì è interessante perché c'è l'associazione dell'individuo al suo sigillo. Al di fuori di Creta praticamente adesso è venuto alla luce un'impronta, un paio di impronte di sigillo geroglifico là dove non se lo sarebbe aspettati, nell'isola di Samotracia, nel nord dell'Egeo, e questo è interessante perché comunque a Samotracia sono venuti alla luce anche i pezzini in lineare A e si capisce che l'espansione della civiltà di Magari, gli interessi commerciali minoici nell'Egeo non si limitava alle cicle di Samotracia, cosa che era già nota da tempo. Qui ho trovato una bella cartina di Creta che permette, spero, forse si possa aprire, capirà? Speriamo. Naturalmente non c'è modo di farlo, ve la descrivo così come sarebbe apparsa. L'abbiamo vista? Non in un'altra occasione. Non è quella? È una cartina muta che però può cominciare a parlare o in termini di siti del medio bronzo, tardo bronzo, o della Creta di età classica e romana e fino a quella moderna, permette di localizzare i vari siti. Io so che abbiamo visto nel tuo sito con, ora mi piace che Davide non è qui, la volta che abbiamo fatto la riunione con Daniele Tripaldi sulle cartine, sulle mappe partendo, io ho detto guardate che in Maurizio ne ho trovata una, ed è, mi è uscita questa cartina di Creta che aveva più livelli di visione, e quella che Davide ha detto va bene, avete già fatto. Ma per Creta siamo molto fortunati, c'è questa cosa che... Va bene, mi spiace di poterla mostrare. Valeva la pena davvero, se quella valeva la pena. Ad ogni modo è soltanto per dire che c'è uno strumento per localizzare i vari siti che vengono nominati, che altrimenti possono obiettivamente essere poco conosciuti o più disconosciuti. Per i siti come Samotracia, Cicera e altri, poi non si tornerò nelle altre strutture, mi sarei voluto avvalere, come posare il condizionale, del
di Google Maps, perché permette facilmente non soltanto di contestualizzare zoomando eccetera, ma anche in un contesto più ampio questi siti, ma permette anche, avendo le coordinate geografiche precise evidentemente, ma anche di avere un'idea della conformazione del territorio, della topografia eccetera. Provo a aprire quello che sono traccia, e va bene, qui purtroppo è uno di quei rari casi in cui non avevo le coordinate geografiche precise del sito, quindi purtroppo è indicata solo l'isola. In altri casi invece Micene, Tirmito, Idea, tutti i siti un po' meno conosciuti, avendo le omesse, che si va direttamente, e si riesce anche a vedere un pochino diretti le strutture, quelle che non sono state scavate, che non sono coperte in questo momento. Ultimissima cosa, c'è un punto che riguarda i rapporti con la scrittura lineare A. Si è detto a lungo che c'è un rapporto di filiazione probabile tra le due scritture, probabilmente no. Direi che allo stato si può dire che le due scritture si sono evolute parallelamente, sono sicuramente influenzate reciprocamente, soprattutto a livello dei logogrammi, ma meno a livello di sillabogrammi. Ora che abbiamo le tavole dei sillabogrammi della lineare A e del geolitico e le possiamo confrontare, ci rendiamo conto che hanno in comune un patrimonio che è poco meno del 20% dei sillabogrammi, e questo statisticamente non è sufficiente per dire che c'è un rapporto di filiazione tra le due scritture, e questo ovviamente va di pari passo col fatto che le due scritture sono anche attestate più o meno contemporaneamente per la fase proto-palazziale. Quindi diciamo che è probabile che da una stessa idea sia stata sviluppata indipendentemente in comunità distinte per produrre scritture che avevano comunque fin dall'inizio uno scopo contabile, e questo pone un problema di carattere storico irrisolto al momento attuale, perché utilizzare contemporaneamente due scritture tutto sommato diverse per quanto riguarda il patrimonio di sillabogrammi per scopi simili, cioè il burocratico inventariale. Ci possono dare tante risposte che però sono soltanto speculazioni allo stato delle nostre conoscenze. Qui mostro rapidamente dei quei simboli per i quali devo ringraziare mille volte il lavoro che è stato fatto da Antonella e da Davide, perché credo che si possa praticamente considerare i martiri della epigrafia egera, che hanno elaborato un migliaio di segni tra geroglifico lineare A e lineare B. Quello geroglifico per fortuna si compone soltanto di un centinaio di simboli, la maggior parte dei quali sono sillabogrammi, e che più in alto abbiamo indicato. Sillabogrammi, a un certo punto cominciano i logogrammi, che occupano soltanto un paio di colonne, e poi dei segni specializzati ad indicare o i numeri interi, e c'è il simbolo dell'unità, della decina, della centinaia, delle migliaia, questo questi segni sono comuni a tutte le scritture dell'Egeo preistorico. Poi segni specializzati ad indicare le frazioni, c'è un sistema frazionario sia in geoglifico sia in lineare A, non c'è più in lineare B. Lì si comincia a utilizzare invece il sistema dei multipli e dei sottomultipli. Nel complesso abbiamo a che fare con una novantina di logogrammi, tanto per dare un'idea, con una trentina di logogrammi che, se ci saranno altre scoperte, sicuramente sarà un elenco che si amplierà. Il numero dei logogrammi interessante è più o meno sempre lo stesso, ce ne sono 96 mi pare per il geoglifico, 97 per la lineare A e 87, un po' come 90 per la lineare B. Questo dimostra che i sillabari sono in tutti e tre i casi di tipo semplice, cioè anche se non sappiamo leggere il geroglifico, non sappiamo leggere in area A, e infatti li trasnumeriamo, usiamo dei numeri di codice, possiamo anche tentare di dare i valori fonetici dei segni morti della linea B a quelli della linea A, ma è molto pericoloso, vedremo perché. Diciamo che è importante comunque poter già affermare a questo livello che si tratta di un sistema formato da sillabogrammi di tipo semplice, quindi o vocali o consonante vocale o consonante più consonante più vocale. Certamente non della struttura consonante vocale consonante, che invece è diffusa in molte scritture cuneiformi, eccetera.
possibilità di decifrazione è zero per il momento, perché non ci sono abbastanza dati disponibili, non c'è una massa critica che permette di fare comparazioni, trovare alternati significativi, queste cose che si usano normalmente quando si cerca di fare una scelta di decifrare una scrittura conosciuta. Degli esempi di scrittura siamo poverissimi. Nella galleria del Giroclice Vercese sta appeso un solo quadro al momento, perché non ci sono moltissimi oggetti in Geolitico Cretese su internet, e su internet vi dico anche, e lo credo, perché ce ne sono 350 noti in assoluto, quindi capisco che anche l'interesse in generale di questa scrittura sia scarso. Però c'è un bel medaglione, che è una delle forme caratteristiche ed esclusive delle amministrazioni del Geolitico Cretese, sono parecchi di questi oggetti forati, evidentemente funzionano da etichette, che porta a una iscrizione che vedete trasnumerata qui di sotto, e qui non posso fare altro che dare i numeri convenzionali che corrispondono al segno. Vedrete che c'è un X davanti a ciascuna delle sequenze sillabiche, e questo sta a indicare dove bisogna cominciare a leggere, perché anche per gli utenti dell'epoca non era banale capire dove cominciasse una sequenza sillabica. Si è potuto accertare, questo sì, che non esiste un senso di lettura preordinato, non è normalmente distorto o normalmente sinistrosa questa scrittura, o normalmente lustrofedica, non è normalmente niente, può essere sia sinistrosa sia destrosa, ed evidentemente per indicare con chiarezza laddove cominciava la sequenza sillabica si usava un marcatore, il marcatore inizia la sequenza era questa X, e in questo medaglione lo studio ha pensato bene utilizzarla tre volte. Questo è uno dei documenti d'archivio di cui parlavo prima, normalmente contengono logogrammi e cifre, questo fortunatamente no, sono sillabiche. Là dove ci sono logogrammi e cifre ci si può fare un'idea di che cosa venisse inventariato. Generalmente sono cifre molto grosse, quindi probabilmente i medaglioni vengono utilizzati a fare della contabilità finale, dei totali o qualcosa del genere. Bene, detto questo vorrei mostrare molto velocemente quelle poche risorse che sono riuscito a trovare pertinenti in senso diretto o comunque consolato al Geroclice Vercese. Ci sono una serie di siti di interesse generale che, non so, ho voluto metterli anche se non sono direttamente attinenti, sono i link che portano ai siti web delle scuole archeologiche inglese, francese, americana, italiana, ad Atene, perché tutti questi istituti sono direttamente implicati negli scavi che hanno prodotto o che in futuro potranno produrre il documento in Geroglifico Vercese. Questo elenco l'ho ripetuto anche per la mia RD con alcune varianti. In particolare è interessante questo delle l'École française d'Atene, perché lo vediamo più rapidamente e meglio avanti, nel menu c'è, ecco qui, Bibliothèque numérique CFAEL, è praticamente un progetto di digitalizzazione delle pubblicazioni della scuola francese, e per nostra grande fortuna, almeno gli specialisti di Grazie Zea, abbiamo online sia il corpus del Geroglifico Vercese sia il corpus della linea reale. È veramente qualcosa di straordinario, perché per la mia RD qualcosa del genere allo stato non ce l'abbiamo, e temo non l'avremo molto presto. C'è molta competizione nel campo, quindi difficilmente sarà reso disponibile un corpus o dei corpora. Quindi in questo caso abbiamo a disposizione volumi anche molto costosi, che pure sono reperibili sul mercato, in forma digitalizzata, naturalmente per uso personale, per copyright o delle cose anteriori. Tra i siti di interesse generale ve ne volevo mostrare almeno uno che ha un suo interesse, almeno anche dai due, uno vale sicuramente anche per mio re, quindi non ci tornerò, è questo EGMS, che è una lista di discussione sul geo preistorico, che è frequentata da specialisti e non, contenuti quindi sono di vario livello, vario interesse, ma il bello di questa lista è che esiste un archivio ormai quasi decennale, di tutto quanto è stato discusso, e alle volte anche in termini piuttosto interessanti, sulle nuove scoperte specialmente. Ed è una lista che si può interrogare, quick search di archive, per esempio si può mettere negli argomenti aeroglyphic,
per avere una serie di post che specialisti e non hanno dedicato al geoglifico pretese. In particolare, tra i più recenti, ce n'è uno che ha per argomento le nuove aggiunte al mio website sulla linea reale di geoglifico, da parte di John Younger, che non è un epigrafista, è un archeologo delle geo specializzato specialmente in glittica, ma che negli ultimi tempi si è interessato approfonditamente delle tematiche connesse con geoglifico e linea reale e ha messo su dei bellissimi siti web con molte informazioni, molti link, che sono stato uno dei punti di partenza per fare studi anche seri su questo materiale. Ci sono tutte le trasnumerazioni, per esempio le traslitterazioni convenzionali di testi di geoglifico in linea A, è molto interessante. Lui dà via via informazioni degli aggiornamenti. Per esempio, pochi giorni fa ha messo a disposizione un lessico della linea A. È assolutamente interessante per fare confronti e fare fico collegando i testi che ha messo a disposizione. Un lessico vuol dire sequenze di numeri? No, ecco, perché il lessico che c'è a disposizione sta in fondo alla raccolta delle sezioni lineare A, per quanto riguarda lineare A, e anche il geoglifico per la verità, in scrittura originale. Quindi bisogna essere veramente specialisti per utilizzarlo. Lui ha trasnumerato e poi, nel caso della lineare A, anche traslitterato in maniera convenzionale, poi vediamo cosa intende, con questo, questi stessi indici, per cui gli si può scorrere molto più facilmente, perché sono più umani, per così dire. È possibile fare dei confronti con altri, capire se ci sono terminazioni simili, se ci sono alternanze significative, qualcosa che non impegna troppo, insomma, a livello di astrazione, ecco, nel nostro cervello. Quindi è sicuramente una serie di iniziative molto meritorie che abbiamo messo in atto e informa costantemente l'evoluzione che stanno avendo attraverso questa lista sul geo preistorico in questa. L'altro sito che è, diciamo, interessante sempre per tutte le scritture del geo del secondo millennio è questo sito sempre curato da John Younger, intitolato Capatia, un nome di persona, accettato in linea Rebi, è il nome della sacerdotessa che aveva in mano le chiavi del tempio della località di Spagliano, vicino a Pilo, è effettivamente accettata come tale. Evidentemente lui ritiene queste siano la chiave principale attraverso cui si accede a tutto quanto è interessante e importante per il mondo del secondo millennio, che per quanto riguarda la geografia, che anche per l'archeologia, quindi l'archeologo ha una serie di informazioni. Per esempio, vedete in una tavola dei contenuti, sono parecchi siti internet dedicati ai siti archeologici oltre alle opportunità di scavo, quindi cose non strettamente geografiche, ma poi anche cose più interessanti per noi, anche una raccolta di fonte che però bisogna cominciare a dire non è così completa come quella del Lula, visto che qualcosa lì è sfuggito e noi no, eccetera eccetera. Ma ci sono molte sezioni interessanti che ognuno può esplorare trovando sicuramente cose di notevole valore. Per quanto riguarda le istituzioni, centri di studio eccetera, di questo mi soffermo un attimo, che sono due cose forse più specifiche. Sul geoglifico pretese ci sono un paio di progetti internazionali importanti. Uno si occupa dei sigilli, ed è una cosa che si sta a Firenze, ed è questo secondo, il Christian Hieroglyphic Seals, nell'ambito dei database about Asian subjects, che è una cosa curata dalla professoressa Iasi e dai suoi collaboratori. Qui c'è una pagina introduttiva che spiega scopi del progetto e i metodi utilizzati per la costruzione di un database che è specifico sui sigilli geoglifici. Si possono fare diverse ricerche, per esempio se si seleziona a proposito il materiale avorio e a proposito del sito Arcanes, che è quel sito di cui parlavo all'inizio, quello che contiene una scrittura più antica che forse una specie di proto geroglifico, si ottiene l'intero elenco dei sigilli trovati ad Arcanes, che contengono anche la formula di Arcanes, che è la più antica documentazione forse geroglifica di cui disponiamo. Sono sigilli in avorio, si possono ingrandire, studiare, sui quali si possono derivare informazioni di carattere archeologico, eccetera, eccetera.
Questo per tutti i 140 più pezzi disponibili su questo supporto scrittorio. Il CMS invece è un progetto di più lunga data, è partito negli anni 60, fondato a Marburg da Friedrich Marx, ora è gestito da Ingo Pini e Walter Müller, il suo collaboratore. Hanno prodotto negli anni qualcosa come una trentina di volumi, su tutti i sigilli minoico micenei, oltre che 4-5 monografie che sono il risultato degli studi specialistici da un lato e soprattutto di congressi che hanno fatto regolarmente sull'argomento, e finalmente hanno messo online anche qualche cosa. Per esempio qui tra i Giegel Beispiele ce ne sono alcuni molto belli dell'età del medio bronzo, che sono proprio quelli che portano anche talvolta le sezioni in geroglifico tese. Per esempio c'è questo, è molto carino. È solo una delle facce di un sigillo di quattro, con quattro facce, tutte le facce portano iscrizioni di figure tese, questa ne porta una che comincia ancora una volta, questa volta da destra, come vedete col marcatore di inizio sequenza sillabica. La sequenza sillabica finisce con la testa del gatto o no? E questo è un punto interrogativo che non hanno saputo sciogliere nemmeno coloro che hanno prodotto recentemente il corpus di eroglifica dell'iscrizione in crete. Ci sono una serie di simboli che sono chiaramente ornamentali, altri invece potrebbero non essere ornamentali. In effetti la testa del gatto si evolve a formare il segno che lineare lì si vede ma, e che è stato anche lineare A. Come tale il geoglifico ortese non lo si sa ancora, quindi punto interrogativo. E questo fa capire anche il problema di, che c'è quando si studiano questi sigilli geoglifici nel determinare la lunghezza del segmento sillabico. È un sillabogramma oppure è un simbolo di forma mentale? Scorro rapidamente l'elenco dei sigilli solo per far vedere che alcuni sono veramente molto belli e in pietrazioni preziose. Questo qui è in lapislazzuli, per esempio, altri sono in diastro, altri in cornalina rossa, come questo con l'uccello acquatico. Sicuramente sono oggetti d'arte, notevoli, anche sicuramente molto desiderati all'epoca, non solo perché è stato simbolo, ma per queste qualità artistiche, insomma. Segnalo, ma in passato anche ci sono anche i sigilli dell'età del tardo bronzo, i sigilli in oro, per esempio, del tomba apposta di Micene, quindi vedete, alcuni sono sigilli, gli anelli di sigillo, che sono molto famosi, sono scene della di culto, c'è un carattere rituale importato sicuramente dal mondo minore. Per la didattica, se permettete, salto un po' perché non c'è veramente molto, c'è un manuale di archeologia Egea che è stato reso disponibile da diversi anni da Jerry Lasser, che è un esperto di antiche terre bronzo, ma non solo. E il bello di questo manuale è che c'è anche un grande corredo di carattere iconografico, su cui sono molte immagini che commentano, e una bella bibliografia che viene sostanzialmente aggiornata. C'è qualche lezioncina un po' frammentita sulle strutture egee del secondo millennio, ma comunque è soprattutto in partenza, è assolutamente valido, e comunque diciamo, è il prodotto di una persona estremamente valida anch'essa nell'ambito di questi studi. Per quanto riguarda i font, non apro nessuna pagina perché i link portano direttamente al file. Dico semplicemente che c'è una discreta abbondanza di font per il geroglifico ortese. Un po' li hanno prodotti a Firenze per quel progetto che dicevamo prima, prendendoli dal corpus e in parte anche da vecchie edizioni che risalgono fino ad Arthur Evans. Altre cose sono state rese disponibili da Jean-Pierre Olivier, che è uno degli autori del corpus stesso. Alcuni sono font full type, altri invece sono vecchi font che sono stati elaborati per i vecchi sistemi operativi del mondo Mac. Ma in ogni caso però sicuramente è una soluzione se proprio si vuole avere sul proprio computer un font per l'università. Per i musei ho messo un collegamento al sito ufficiale del Museo di Raffi, una Creta, che è dove sono custoditi la maggior parte dei testi in geroglifico ortese e in lineare A e in lineare B per quanto riguarda l'archivio di Pilo. Rapidamente è un tipo di carattere informativo, che presenta anche una galleria di immagini, tra cui anche alcune iscrizioni.
vedo che non è facilmente raggiungibile in questo momento. Vabbè, ci proviamo dopo eventualmente. Di soltanto ritornerà anche per la mia reale, la mia RB. Sulle collezioni di testi di dati elettronici, infermo un attimo, solo per mostrare che il corpus online del Geologico Varese si sostituisce un po' anche la carenza di immagini della galleria fotografica, perché qui ci sono tutti, certo bianco e nero, ma certo fotografati anche molto bene. Quindi con questo si accede direttamente alla pagina, al frontespizio del corpus per verificare le istruzioni imprese, che può essere spogliato. Vado a pagina, vediamo se mi ricordo, 19, mi pare che sia una tavola di temi interessante, che è quella alla quale ci siamo ispirati per produrre la nostra, andrebbe ingrandita, ruotata, eccetera, ma è anche stampabile a bassa risoluzione per uso personale, una cosa importante. Mostro un esempio di scrittura, questo, guardo lì fuori una barra quadrangolare, una strana forma. È una barra d'argilla quadrangolare, iscritta su tutti e quattro i lati, non lo dico leggermente. Come tutti i corpora, c'è la fotografia in scala 1 a 1, i facsimili, gli apografi. Alla pagina successiva c'è anche la trasnumerazione e poi una riproduzione in forma tabulare, che è un modo utile per noi per capire che cos'è l'ologramma, che cos'è l'ologramma, dove cominciano le cifre, che vediamo molto meglio, che possiamo analizzare il testo anche nei suoi contenuti molto meglio. Ora, grazie a John Younger e al suo sito, abbiamo la trasnumerazione online di questi testi, tutti uno di seguito all'altro. Sì, come lei ha detto, il numero 49 dei documenti di CNOS è proprio quello di prima. Ora però non arriveremo rapidamente dove dico io, quindi in questo modo. Questo è la trasnumerazione, ma Younger si è anche divertito a riprendere le immagini dei sillabogrammi e metterle accanto alla trasnumerazione in maniera da facilitare il compito a chi vuole utilizzare il suo sito. E poi sono le copie tabulari e un apparato critico dove alcune osservazioni sono potenziate nel testo, sono state inserite, e poi una serie di osservazioni sono personali dell'autore. Questo va sottolineato, sono personali, vanno prese con le molle, non tutto quello che c'è in questo sito è basato su un consenso di carattere generale tra i scopi e gli aspetti della materia. Però è un sito molto interessante perché è un complemento utile al corpus che è disponibile ora, grazie alle cose anche lì. Sulle persone ho trovato qualcosina che riguarda naturalmente Arthur Evans, qualcosa su Arthur Evans, non è la solita pagina di Wikipedia, è qualcosa di fatto un pochino meglio per le date e per gli eventi capitali della vita di questo importante archeologo. Quello che volevo mostrarvi invece è, dopo che vi ho detto che esiste anche un archivio delle carte di Arthur Evans, quella che è stata messa a disposizione all'Ashmolean Museum, un altro processo di digitalizzazione quanto mai utile, perché ti accede direttamente ai taccuini di scavo, che per studiare le questioni legate al palazzo di Snosso cosa fondamentale, prima lo potevano fare soltanto coloro che potevano avere un permesso della Smolian Museum. Il sito carino invece è questo, l'International Directory of Egyptian Historians, perché è una database che viene aggiornato costantemente su, diciamo, i contatti utili nell'ambito dell'archeologia e dell'epigrafia egea. Se uno vuole sapere di più, qualcosa di più su John Younger, per esempio, non dico che troverà vita, morte, miracolo del suddetto, ma trovo una serie di informazioni, ovviamente sono digita Younger con la U, e trova indirizzo, numero di telefono, fax, email, eccetera, eccetera, anche una lista di topics di cui sta occupando, e scopre che niente meno tra il work in progress lui ha il programma di produrre, questo a studiare quanto seriamente stia prendendo
questo lavoro sul geoglifo inglese, un holistic account of Stephen Hieroglyphic, che dovrebbe essere qualcosa, da quello che si è saputo, una presentazione onnicomprensiva di tutti gli aspetti legati a questi testi, non soltanto quelli epigrafici, quindi anche gli archeologici, di contesto, eccetera, eccetera. No, solo è interessante anche questo per entrare in contatto con le persone. Qui alla bibliografia abbiamo una serie di bibliografie specializzate, la più interessante tra tutte, questa provo ad aprirla, è Nestor, che è un foglio quindicennale che si è cominciato a pubblicare intorno alla metà degli anni 50, all'indomani della decifrazione del NRD, e che continua tuttora. C'è una versione cartacea corrente che viene distribuita e una versione online che è indietro di 2 anni, anche per ragioni di formazione commerciale, ma comunque è molto interessante avere una bibliografia onnicomprensiva dal 53 al 2006. Così anche qui, se inseriamo una ricerca generica Hieroglyphic, abbiamo quantomeno tutto quanto in lingua inglese è stato pubblicato. Interessante su questo argomento. Ecco, vedete che c'è una, tra le ultime cose, un ordinamento cronologico inverso, c'è un lavoro dell'anno dei tagliati a proposito di questioni connesse a quel sito interessante di Tivindi che ho mostrato prima, e altre cose di Younger soprattutto, ma più si va indietro nel tempo, sono cose di Olivier e di Godard che sono occupati di tutto, tra cui anche della produzione del corpus, delle voci. E anche questo è uno strumento utile, secondo me. Direi che per il giorno di giovedì inglese, tranquillamente fermarci qui, abbiamo anche detto questo troppo, passerei alla lineare A, dove alcune cose vanno a contrapporsi, quindi salto, insomma, salterò alcune cose. Ecco, per la lineare A, ci sono un pochino più di risorse online anche per quanto riguarda le immagini, i testi, eccetera. Qui, ripeto, il discorso di prima, sono scritture più o meno contemporanee, questa è il vero principio criterio, si può dire, almeno per quanto riguarda, se si è conto del fatto che a Festos, nel studio dell'isola, è venuta alla luce un archivio importante di testi in lineare A, che risale all'epoca dei primi palazzi. La lineare A però è obiettivamente soprattutto la scrittura dei secondi palazzi ed è attestata quindi non come scritto qui, che dovevo prendere comunque in considerazione tutte le attestazioni dal XIX al XIV secolo. In realtà le principali attestazioni sono il XVI e il XV. Qui si concentra la massa dei testi. La scrittura è contabile, pure lei, anche se è stata utilizzata per altri scopi. A un certo punto, diciamo alla fine, alla metà del XV secolo, con la grande distruzione che colpisce l'intera isola di Creta, cessa di essere utilizzata come scrittura contabile e ne restano sparsi i resti, così c'è un'attestazione ultimissima sulla base di una tavoletta, di una statuetta tipile, ed è una scrittura dedicatoria, evidentemente. Ma siamo già in un periodo in cui si usa la lineare D. Quindi per un certo periodo la lineare A ha continuato ad essere utilizzata, ma non per scopi contabili. Qui ho fatto un piccolo elenco di tematiche interessanti. Sull'origine della scrittura c'è poco da dire. Come per il geoglifico, la scrittura autoctona, sistema di funzionamento, logo sillabico, quindi probabilmente importato, appunto, come idea, si può immaginare dal vicino oriente, almeno in contemporanea con il geoglifico. Per la tipologia delle scrizioni, qui è un po' più diversa rispetto al geoglifico letese, ci sono tanti testi, il 90% almeno, che sono documenti d'archivio, c'è un 10% molto variegato al suo interno, non ci sono più i sigilli, come dicevamo prima, c'è dell'altro, sono soprattutto iscrizioni vascolari, oppure iscrizioni dedicatorie, famosissime quelle sulle tavole da libazione in pietra, che sono state trovate in contesti soprattutto di tipo culturale, santuari di Vesta, eccetera. Che sono caratterizzate da una formularità, una ripetibilità tale che non possono che essere di carattere religioso o rituale. C'è una particolare classe di testi, tra quelli sul vaso, che sono però economici, questo forse è un po' la questione presente. Sono grossi contenitori, non ce l'ho messo, l'ho trovato, fortunatamente l'ho messo tra le immagini della galleria fotografica, sono grossi contenitori, così tipito, oggetti enormi, destinati a contenere centinaia di litri di derrate, liquide o non, e le iscrizioni spesso su questi vasi contengono anche loro grandi cifre, che sono comunque di carattere più o meno
economico, diciamo, in senso lato. Per l'area di esclusione e distruzione, vabbè, abbiamo Creta, di nuovo, però questa volta tutta Creta, non soltanto la metà orientale, e poi parecchie isole dell'Egeo, Citera, che è la linea di collegamento naturale verso il Peloponneso, e poi le isole meridionali delle Cicli, di Melo, soprattutto Pera, che era appunto recentemente testi di carattere artistico, e anche Chea, nel nord, e anche Samotracia, come dicevamo prima. Qualcosa c'è anche sul continente, proprio nel sud della Laconia, un grosso sito preistorico che si chiama Agio Stefanos, è venuto alla luce un testo in linea reale. Forse c'è qualcosa qui dentro, ma si discute, c'è invece sicuramente qualcosa a Mileto, e lì è la cosa inaspettata, molto interessante, anche dal punto di vista storico, anche per le fondazioni, del insediamento. Si tratta per adesso di materiale quasi completamente inedito, è venuto alla luce negli scavi recenti di Niemeyer. Sono tutte istruzioni vascolari frammentarie, ma la cosa interessantissima è che sono incise prima della cottura su argilla locale, sicché non sono importate. Quindi c'è qualcuno che poteva utilizzare le linee A a Mileto in una fase che dicono gli archeologi dovrebbe essere verso la fine del tardo bronzo, cioè intorno al 1500 a.C. E mi dicono che qualcosa, adesso che si sono messi a rivedere anche le ceramiche che hanno scavato nel museo, al scopo della pubblicazione, qualcosa continua a venire alla luce, quindi è una presenza interessante, massiccia, che sia presto pubblicata. C'è da dire che ci sono forse delle iscrizioni che non sono dall'Egeo, ce ne sono un paio che vengono dall'area palestinese. Sono lineare A, non sono lineare A, è difficile dirlo. In un caso che è un graffito che viene da Tel Aror, che è un sito del medio bronzo locale, bisogna dire che è molto egelizzante, perché ci sono tre simboli che forse sono stati trovati a Creta, nessuno avrebbe avuto dubbi. Certo, sono disposti in un modo tale che una descrizione non è. D'altra parte, appunto, paleograficamente c'è poco da fare, sono segni cretesi. Hanno fatto anche analisi petrografiche, l'argilla forse riconducibile a uno dei resti d'argilla più noti della Creta meridionale. Diversi indicatori puntano lì, quindi questo è un oggetto da prendere in seria considerazione. Un'altra cosa invece che è venuta recentemente alla luce è la Tel Lachish, che sta nel Negev, mi pare, il sito dell'interno. È dubbia perché è il XII secolo secondo gli editori, secondo gli archeologi, e poi è una istruzione frammentaria e si capisce che alcuni segni sono sicuramente ispirati al mondo egeo, ma sono segni che potrebbero essere lineare A, potrebbero essere lineare B, potrebbero anche essere ciprioti, potrebbero appartenere a lineare ciprioti, appartengono a quel nucleo comune da tutte queste strutture, quindi dire che tratta di una scrittura lineare A è quantomeno prematuro. E poi c'è anche un oggetto curioso che è venuto alla luce nel cuore della Bulgaria, un scavo recente, drama, pare sia un grosso tipo del medio bronzo locale, del tardo bronzo locale, però l'oggetto di per sé non ha una tecnologia precisa, è anche molto strano, che ci scoletta, per cui insomma, diciamo che forse c'è della lineare A in Bulgaria, ma probabilmente no. Quanto alle iscrizioni di area su papiro pergamena, sì, certo papiri e pergamena non sono stati trovati, ma le impronte, i testi su papiro e pergamena probabilmente sì. Nel senso che c'è uno di questi noduli, di queste cretule, di cui parlavo già a proposito del 010 Vergese, che fanno parte anche dell'amministrazione di area, che portano impronte di sigillo su una fascia. Sull'altra invece un'altra impronta, che è quella che è un pacchettino, un plico, che verosimilmente anche dal tipo di impronta potrebbe essere o pergamena o papiro. Questo è l'unico indizio di carattere molto indiretto che ci fa pensare che la lineare A fosse tracciata al pennello anche su supporti tipo deperibile. Quindi sicuramente sì, e ci siamo persi, direi forse la parte più interessante è la documentazione, nel momento che sono rimasti solo imbrogliacci su argilla della documentazione di carattere economico o burocratico di siti anche minori come le ville. La via Triada, molto famosa, ha restituito tantissimo per la lineare A, non è un palazzo, è una villa comunque, e studiando proprio i contenuti si capisce che la Cora interessata all'amministrazione non era l'artista,
probabilmente era piuttosto limitata, quindi abbiamo un tipo di documentazione che non è proprio quella parziale, che potrebbe essere stato forse anche, almeno con tutti, più materiale di Perugino. Possibilità di lettura, questo è un punto che ho sospeso prima. Sì, si può provare a leggere, ci si riesce anche un po' a leggere la lineare A, perché ci sono 60 sillabogrammi in comune con la lineare B. Il punto è che non si può sistematicaente dare ai sillabogrammi omomorfi della lineare B i valori di quelli corrispondenti, no? Corrispondenti alla lineare B. Non sarebbe metodico, in primo luogo, e poi c'è qualche dubbio, nel senso che ci sono, per esempio, delle cancellature fatte intenzionalmente allo scriba, tolto un sillabogramma e secondo me un altro, che se fosse il lineare B, in comune, foneticamente non hanno nulla. Quindi questo è un dubbio, è giusto tenere presente questo rischio, diciamo. Però è anche vero che esistono delle sequenze sillabiche che si ripetono costantemente, lineare A e lineare B. Quelle sequenze sillabiche sono identiche, quindi i sillabogrammi che le compongono molto probabilmente avevano solo la stessa forma, ovviamente lo stesso valore fonetico, almeno ci si è accordati su questa regola in assina. Questo è un po' più serio, diciamo, e si arriva così a leggere una decina, una quindicina di sillabogrammi. Ma comunque si può tentare di leggere qualche cosa della lineare A, a differenza del due dici dove credo. Questo non toglie che nelle edizioni si trasnumera sempre, comunque. Rapporti con la lineare B, l'ho già detto, sono netti, evidenti, inequivocabili, è stato interessante vedere qualcosa di specifico al momento di parlare tra poco della lineare B, e ci sono sicuramente rapporti anche con i sillabari ciprioti, qui non ho invaso il campo di Anna, ho soltanto segnalato una cosa che è molto interessante. Mi risulta che Olivier, che sta lavorando su queste cose, consideri seriamente la possibilità che lineare B e scrittura cipriota dell'età del bronzo derivano dalla lineare A, ma da due tradizioni paleografiche distinte, differenti, perché i segni sono un po' diversi. E quindi questo anche, diciamo, indirettamente avvalorerebbe l'idea dell'esistenza di testi diversi da quelli di Cordillo, come il materiale di Cordillo che dicevo prima. Se dico i simboli non lo apro, perché ci metterà mezz'ora a caricare, però abbiamo messo tutto, abbiamo messo i sillabogrammi, abbiamo messo i logogrammi e soprattutto quella che è la caratteristica più incredibile di lineare A, le centinaia di legature. Questo è specifico di questa scrittura, è qualcosa che è ereditato anche in lineare B, che per il momento è più o meno assente in geroglifico, l'idea di combinare i segni tra loro, i tracciati e i segni tra loro, anche questo è un tratto specifico di questa scrittura. No? Presente. Certo, produrre quelle tabelle ha richiesto molto tempo. Per gli esempi di scrittura, quindi sono riuscito a raccoglierne tre. Una è una tavoletta che è letteralmente la star di internet, perché la si ritrova ovunque, è stata fatta in tutti i modi, con i colori più vari, per la verità. Questo più o meno si avvicina anche al colore originale, per cui ho scelto questa anche perché si vede abbastanza bene. L'ho trasnumerata, l'ho anche traslitterata convenzionalmente, si capisce qualcosina. Date un'occhiata alle cifre in grassetto, che si vedano, quelli sono i numeri veri e propri, cioè nella trasnumerazione degli aritmogrammi, cioè dei segni che servono a indicare i numeri interi. Quantità di vino. Come? Quantità di vino. Quantità di vino, esatto. Infatti si vede chiaramente all'inizio il milogramma del vino, che è comune a tutte le scritture, in reale, nel video, così dove sei. Per cui non abbiamo problemi a capire che si tratta di vino. Si capisce che è anche un'elencazione di quantità piuttosto elevate. Normalmente questo farebbe pensare più degli ingressi nei magazzini palazziali, però normalmente in RD quando il vino viene registrato è più per le distribuzioni che per le festive, quindi è possibile che in realtà fosse una distribuzione. Chi siano le persone o i luoghi che sono indicati attraverso le leggende sillabiche che precedono i numeri non so, che non lo possiamo sapere. Vediamo però che c'è un totale, non so se si riesce a leggere puro alla fine, appunto l'ultimo rigore, l'arrivo 7, contiene per l'appunto il totale, è un totale che sembrerebbe sbagliato, perché se si vanno a sommare tutte le cifre dei parziali, e per la verità ci sarebbero anche delle quantità frazionarie, che sono quelle indicate con la lunga isolata, che è un modo convenzionale per indicare una delle tante frazioni della lineare A, e se si tiene conto che probabilmente questa vale un mezzo, cosa non sicura ma probabile,
si arriva a un totale che deve essere 131, non 130 e mezzo, come dicevo, qui l'ha scritto. È un errore? Non è un errore? Forse non dovremmo permetterci di dire che è un errore, forse ci sfugge qualcosa della contabilità dell'epoca. Comunque è interessante perché mi esemplifica bene un caso di distribuzione probabilmente di errate. Questa fotografia, sulla quale non abbiamo problemi di copyright, perché è stata personalmente, quindi si può tenere senza problemi, è un caso di rondella, uno dei tanti oggettini di carattere archivistico che si trovano nei palazzi, negli annessi palazziali, nelle ville di Noce. È molto probabile che fosse una ricevuta e che le impronte di sigillo che si trovano lungo il bordo e che hanno deformato il dischetto, come vedete, sono 6 impronte, 6 deformazioni, erano lasciate quasi certamente da colui che ritirava le derrate presso i magazzini. In questo caso la derrata è indicata, per fortuna nostra, mediante un logogramma, così non abbiamo problemi di interpretazione, un trucco del calderone, forse bronzo, non sono stati trovati in discali, l'individuo autorizzato al prelievo ne prelevò 6, in questo caso, perché 6 erano solo le impronte di sigillo di questa rondella. Un altro tipo di iscrizione, dicevo quello su vaso, qui vedete in piccolo, quello che in realtà è un grosso vaso, un pitos, contenente sicuramente centinaia di litri, sul suo bordo superiore scorre l'iscrizione, che è composta da 2 sequenze sillabiche più un ideogramma in legatura, l'ideogramma dell'uomo. Qui non sappiamo leggere questo testo, però l'ho voluto mettere perché mi ha permesso di dire qui nella piccola didascalia una cosa che forse ha un suo interesse, cioè su un altro sito di Aghia Triada, che riesce a leggere una di quelle sequenze sillabiche che si ricostruiscono foneticamente con un discreto livello di sicurezza, si riesce a leggere su chi rite in pia. Questo su chi rite è interessante perché è piuttosto evidentemente un derivato di un'altra parola su chi rita, che è attestata come tale nell'archivio in IRD e che è un toponimo. Un toponimo che si può mettere in relazione con Sibrita, il moderno centro di Sibrita, o anche l'antico Sibrita della Valle di Amari, che è una valle che collega il sud col nord dell'isola e che non sta tanto distante dalla Messarà, dove si trova Aghia Triada. Quindi è possibile, almeno in questo caso, si può formulare questa ipotesi, che il pitos in origine, dovunque sia stato fatto, perché i pitos poi certamente si conservavano perché hanno un loro valore, doveva contenere in origine derrate connesse in qualche misura con questa località, che però, per quanto sappiamo noi, era situato con una certa distanza dalla Messarà. E questo può dare un'idea riguardo al raggio d'azione, diciamo così, delle amministrazioni locali, che non proprio quella di Aghia Triada, forse quella di Sestotto, comunque di un centro amministrativo della Messarà, forse anche in una fase leggermente precedente, difficile dire. Certo, questo è un aspetto. È inciso dopo o prima? Questo è inciso prima della cottura, sì, su questi vasi inciderà prima. E alle volte ci mettevano anche le cifre, che si presume potessero essere un'indicazione di massima della capacità del recipiente, anche se si è andato a studiare nel dettaglio la cosa, prova delle incongruenze alle volte. Questo è tutto quello che ho trovato per quanto riguarda la linea RA, c'è anche la parte sulla bibliografia, ma non mi soffermo, passerei velocemente alla linea RD, anche perché questo è veramente un po' abusato della vostra scelta, no? Mi dilungo inevitabilmente in queste cose. Per quanto riguarda la linea RD non c'è granché dal punto di vista delle risorse online, anche foto di tavolette o altri testi che poi in realtà sarebbero solo iscrizioni vascolari, ne trovo poche. Però qualcuna sono riuscito a reperirla e quindi un minimo di gallerie si sta costruita anche in questo caso. Ma cosa l'anello d'oro, vedo qui adesso nella galleria fotografica. Ah, l'ho saltato, ha ragione. Questo cos'è esattamente? Cioè l'iscrizione. È l'anello in facsimile, vero? Sì. Dunque, quello è l'anello. Lo possiamo prendere. Si tratta di un anello d'oro. Lì ci sono, diciamo così, ipotesi ragionevoli, interpretazioni, nomi personali. Ah, no? Sicuramente Dillo, diciamo. Personale è questo. È l'ultimo. L'ultimo, sì. Non so quanto ho trovato un'immagine fotografica non è molto chiaro. Adeguata, ma questo dà l'idea. È un piccolo oggetto, ovviamente.
è un anello con una scrittura spiraliforme, forse l'interesse sta più nella scrittura spiraliforme perché può ricordare un po' Shakespeare e altre, dico, ripeto, se vogliamo che è spiraliforme anch'esso, insomma. E dunque, è stato trovato in una tomba camera di una delle necropoli accanto a Knox, e data poco prima dell'inizio della missionizzazione, siamo intorno al XV secolo, grosso modo, dopo di Mago Stile, Rosso della Stessa. È unica questa sillabica oppure no? Non è facile da stabilirsi questo. È probabile che fosse un oggetto con scrittura di tipo privato, cioè sono scrittori di tipo privato probabilmente, che si trovano anche sporadicamente in linea reale. Ho dimenticato di dirlo prima, e quindi questa immagine qui viene proprio al momento giusto per ricordare anche questo aspetto particolare. Iscrizioni private ce ne sono ben poche, in IRD non ci sono archivi privati da costruire sicuramente, in IRA è difficile dirlo per le minoiche, questi diciamo, insediamenti di stile palazziale ma lontani da palazzi nel bel mezzo delle campagne. Alcune istituzioni però hanno tali caratteristiche formali che difficilmente non possono essere considerate anche almeno private. Certo, questo ha seguito il suo proprietario nella tomba, quindi ovviamente c'era un legame di tipo particolare. Ma speravo fosse un antroponimo chiaro, diciamo, alle riparte. Non l'ho trovato mai, ma non so se questa contiene, per nostra grande fortuna, un antroponimo. Grazie. Può verificare. Per la linea RD, dicevo, per la cronologia devo solo menzionare un problema che si è aperto in tutti gli anni. Grosso modo la linea RD è compresa tra il 14esimo e il 13esimo secolo avanti Cristo. L'unico dubbio è sul lotto di testi più antichi che viene dalla cosiddetta stanza delle tavolette dei Catri di Cnosso. Gli archeologi spesso cambiano d'opinione, rivedendo tutta la documentazione disponibile, diciamo che è forse più prudente dire fine 14, fine 15esimo, inizio 14esimo. I testi del continente sono più tardi, sono tutti quanti del 13esimo secolo, per lo più fine 13esimo. C'è qualche testo più antico che viene da Micene, che probabilmente è databile tra la fine del 14esimo e l'inizio del 13esimo, ma sono comunque pochi. Il grosso è fine 13esimo sul continente greco. Dicevo, una scoperta recente è stata fatta nella zona di Olimpia, a Cassania, ha sollevato molte discussioni. Qualcuno ha messo in dubbio l'autenticità del testo, è stato anche pubblicato in realtà il rapporto di scavo, quindi ognuno è in grado di farsi la sua opinione. Se dobbiamo seguire gli archeologi che hanno trovato e pubblicato l'oggetto, dobbiamo dire che viene da uno strato sigillato, sembrerebbe venire da uno strato sigillato, questo sarebbe un dettaglio minore, del medio minoico terzo, come si dice in gergo, cioè del medio labico terzo finale, cioè grosso modo siamo intorno a fine 17esimo, inizio 16esimo secolo, siamo appena prima delle tombe apposte di Micene, per dare un'idea, appena prima di quello che viene chiamato periodo proto-miceneo. Però qui c'è un problema, o se vogliamo due, che si incrociano e fanno... Su pietra, è un ciottolo su pietra. Il problema è, normalmente la scrittura che è insopportabile nasce quando nasce l'esigenza di crearla o di adottarla, quindi bisognerebbe che fosse nata quando nasce la civiltà palazziale, sul continente almeno. I dati archeologici dicono che questa nasce intorno al XVI secolo, al XVI, sono proprio i limiti. D'altro canto c'è da dire che qui anticipo una cosa, benissimo, che paleograficamente la lineare B, che certo discende dalla lineare A, perché ha in comune un patrimonio di segni molto ampio, però paleograficamente dicevo è diversa. I segni omomorfi sono diversi, sono più complicati, sono con fioriture che normalmente non troviamo in lineare A. Questo fa pensare che il modello di lineare A che è stato utilizzato per ricavare la lineare B sia diverso e forse più antico, se l'evoluzione va dal più complicato al più semplice, che non è giusto, un po' più antico dei testi che abbiamo noi. Quindi, siccome i nostri testi sono principalmente di metà del XV secolo, il modello per la lineare B dovrebbe essere nato prima, diciamo intorno al XV, forse XVI secolo.
trovare un oggetto scritto così ci fa pensare a una scrittura già costituita in sistema e funzionante, tra l'altro non con un oggetto difficilmente qualificabile come oggetto d'archivio, no? Come sistema d'archivio. In un luogo dove non ci sarebbe aspettato in una fase così antica come indubbiamente un problema di carattere storico. Quindi non credo che verrà presto, a meno di trovare un'altra cosa, che non faccia più che questo sia l'uno stessi, l'uno stessi, no? Ma c'è qualcosa di diverso, allora si potrà dire che il mio obiettivo è nato sul continente prima di quanto ci saremmo aspettati. Se guardate qui, magari salto un pochino, c'è l'area di diffusione di iscrizioni, solo due cose, continente e Creta. Nelle isole per ora non è venuto alla luce nulla. Le iscrizioni d'archivio vengono dalla Messenia, dall'Argolide, dalla Beozia. Se invece allarghiamo il discorso anche alle iscrizioni vascolari, quelle poche iscrizioni dipinte su vaso, allora il panorama si amplia. Ci sono esempi che vengono, oltre che dall'Argolide e dalla Beozia, anche dall'Attica, e lei dice non è ancora stata iscritta, anche dalla Tessaglia, c'è stato un ritrovamento recente a Dimini, nell'abitato miceneo che sorge subito sotto la collina del sito neolitico più famoso di Dimini, e un sigillo in Nagore venuto fuori in Focide non molto tempo fa. E l'uso è effettivamente continentale in senso lato, si può dire, per questa scrittura. Scrittura che però è contabile, assolutamente, anche i vasi portano iscrizioni di tipo economico, la loro formularità è quella delle tavolette, sostanzialmente. E le iscrizioni private, quindi, è molto difficile trovarne. Forse c'è qualcosa su vasi, coppe, calici, diciamo, vasellame potorio, ecco, forse questo potrebbe avere avuto uno scopo diverso da quelli, da quello archivistico. La registrazione, non dico noi, sarebbe bellissima, veramente, raggiunta, avuto risultato soltanto attraverso un metodo di carattere statistico, tutti i metodi che si vogliono applicare alla lineare A, dando subito e immediatamente i valori fonetici, da cui meglio non farlo, anche alla luce della storia della cifrazione lineare B, il tipo di scrittura è logosillabico come le altre, non c'è molto da aggiungere. Neanche qui apro l'elenco dei singoli, chiedo scusa anche che ringrazio ancora una volta Antonella per il lavoro che è stato fatto. Gli esempi di scrittura, a parte questa tavoletta che trovate su internet, e anche c'è una ragione, è la prima di un set di 5-6 tavolette molto famoso, ho scritto molto su questa in particolare. Sono le tavolette OCA, sono tavolette della Guardia Costiera, tavolette che potrebbero indicare una situazione di pericolo imminente, di crisi, proprio alla vigilia della situazione. Qui l'OCA l'ha dichiarata finalmente, ho scritto per dichiarare qualcosa, e ho messo anche una piccola tentativa di interpretazione greca. La tavoletta grosso modo dice, o almeno per chi non le dica, così le guardie difendono le regioni costiere, e poi c'è stato un elenco dei vari comandi, la struttura gerarchica di questi comandi, il numero di soldati impegnati. Diciamo che comunque è un set che è stato importante per ricostruire l'aspetto geografico del regno miceneo di Messenia, insieme ad altri testi. Questo sicuramente, siccome dà una serie di toponimi che corrono lungo la costa, ha permesso di mettere a posto certe cose che altrimenti sarebbero rimaste nel vago. Quindi anche grazie a questo testo sappiamo meglio come funzionava la geografia amministrativa del regno miceneo di Sicilia. E Oca, cos'è, come si con il casco, ci sono novità, io sono rimasto sì, cose di molti anni fa. Sono rimaste quelle, è rimasto Orca come Arche, comando, o Orcas, per chi vuole riesumare la vecchia ipotesi che fa di questi insiemi di individui delle, diciamo, guarnigioni imbarcate su navi da trasporto, ma ci sono anche altre ipotesi, quella fiscale, per esempio, non è stata risolta. Diciamo che è una cosa che non viene più dibattuta da un po' di tempo a questa parte, anche se in generale si tende a negare l'esistenza di indizi, di crisi, anche militare. Si pensa che nel complesso si sia un po' esagerato nel sopravvalutarne. Quindi diciamo non è più all'ordine del giorno ora. Ora vanno molto di moda le feste, i banchetti. dunque, questa è un'altra staffa,
un recipiente un po' particolare, che è supporto di vino, olio, eccetera, uno dei pochi gli portano istruzioni, sulla pancia di questa istruzione, di questa vaso, si legge un'istruzione che contiene tra le varie cose questa sequenza sillabica, l'uato. La evidenzio perché è una sequenza sillabica che è testata molto spesso nell'archivio di genere di conosco ed è un toponimo. Sappiamo anche dov'era, grosso modo, naturalmente, nell'occidente dell'isola. Esistono molte ancore fatte così, con indicazioni toponimiche, alle volte sono solo etnici, ma non cambia il discorso, che rimandano tutte a Creta, in particolare alla Creta occidentale. E quindi questo è uno degli oggetti che meglio di altri testimoniano l'esistenza di un rapporto di carattere commerciale, di tipo interregionale sicuramente, forse interpalazziale, perché quest'ancora è stata trovata nel Cadmeion, cioè proprio nel cuore della rocca di Tebe, anche se in realtà, da quello che dice l'iscrizione, fu fabbricata a Knossos, dalle parti di Pudonia, di Cania, diciamo, quindi nella Creta occidentale. Altro non ho trovato per quanto riguarda le immagini, passo rapidissimamente alle risorse online, che sono in parte per il interesse generale quelle che abbiamo già visto, per miniere aeroglifiche e cortese. Per le istituzioni centro di studio, senza che lo apra, c'è questo Mycenaean Epigraphy Group, che è interessante perché è là dove la filologia micenea è nata, insomma, da altri centri di studio, in tutta Europa, che si mette in evidenza il CEIVO, che è l'istituto del CNR che si occupa tuttora di studi sulla civiltà leggera del Vicino Oriente. Questo Mycenaean Group è dove lavorarono Enoridine e Cedric, i suoi collaboratori, e ora è un punto di riferimento per la ricerca in questo campo. Contiene in questo pagine anche due belle biografie, una di Michael Ventre, il decifratore, e un'altra di John Cedric. È interessante andare a vederle. Per la didattica, a parte il sito di Jerry Rapper, quello che ho fatto riferimento anche per il 010 del NRA, ci sono un paio di siti interessanti, uno di Ancient Script, che mi è sembrato fatto bene, quindi meglio di menzionato, affronta un po' tutti gli aspetti, ha un aspetto didattico più che altro, perché mostra ad esempio, oltre ai vari sillabogrammi, come abbiamo, molto anche bene, meglio di quelli, molto anche delle sequenze scelte, ad esempio con la loro traslitterazione, la possibile interpretazione in greco, i confronti col greco classico e come il significato possibile, probabile e sicuro. Quindi ha un aspetto interessante per iniziare ad approcciarsi a questo tipo di scrittura. C'è anche la piccola sezione sul logogramma. Anche la pagina di Wikipedia sull'NRB è fatta molto bene e mi merita di essere vista. Tra l'altro contiene delle belle carte, delle griglie molto ben fatte con le coordinate Unicode dei ponte. Dunque si vedono ovviamente con Firefox e non con Internet Explorer, quindi qui si possono vedere. E sono utili per chi vuole utilizzare i font, che sono stati prodotti in abbondanza. Vedo che qui non lo sta caricando. Ma comunque, almeno nella mia versione di Firefox sono riuscito a vederlo, quindi testimonio che la cosa è possibile. Del resto c'è anche un link ai documenti in PDF, per cui dovendo digitare la mia RB c'è modo di farlo anche utilizzando i font Unicode, che ho raccolto di seguito, sono tutti quanti freeware tranne uno che è shareware, che è solito Alphabetum, che contiene comunque molte strutture, oltre a quelle tra i musei di collezione. Ho messo anche un link al Museo Archeologico Nazionale d'Atene, dove c'è anche una piccola galleria fotografica, c'entriamo, ci sono anche dei testi, c'è anche tra le varie una tavoletta che è molto importante, ha avuto un ruolo importante all'indomani della decifrazione, hanno messo proprio la fotografia della tavoletta di Tripoli. Non si vede benissimo, insomma, da un'idea, è quella che, scavata all'indomani della decifrazione, ha potuto essere letta con
è puntata la cifrazione e quindi l'ha di fatto confermata. Interpretata come la prova. La prova, sì, per sconfiggere gli ultimi scetticismi. Ma ci sono ancora, c'è ancora quell'austriaco che ritiene austriaco, lo sentivo convegna a Roma, poi la scrittura dice manca un maestro. Sì, è vero. Cioè, manca la dimostrazione formata e quindi dell'ambito germanico, diciamo, non c'è mai stata una grande propensione. Con l'eccezione di Heubeck, che da linguista se ne è voluto occupare, non esiste neanche una tradizione solida, quindi di qualche bravo specialista di dialettologia greca che indirettamente si occupa di specialisti venerdì o istituti non ne sono. E questa è la conseguenza dello scetticismo iniziale. È ancora nel manuale di epigrafia di classe, il basso tradotto, questo in me ancora non dimostrato. Sono frasi incredibili, ma persino nel manuale di testo, il manuale di testo, in classe, il basso, c'è di epigrafia, ma nel manuale di testo, è presa, altro che cautela, proprio forse per dire. No. No, concludo sulla linea di vicolo la sezione persone, parte le biografie, dice ricevente, no, due progetti di digitalizzazione delle carte dell'archivio privato di Emmett Bennett e di Michael Bennett che si stanno facendo a Austin in Texas. Sono interessanti perché ci sono i fogli di quaderno con i primi tentativi di griglia fonetica o le missive che sono scambiate nei primi momenti appena prima o appena dopo la decifrazione, quindi anche del materiale d'archivio che ha un valore quasi effettivo, diciamo, oltre che scientifico per chi si occupa di queste cose. Finisco con il disco di testo, con l'immaginabile, direi, più decorato e soprattutto più decifrato tipo di testo, e anche su questo abbondano i siti, ma diciamo sono piuttosto numerosi quelli non trasferiti, e quindi il lavoro che sono soprattutto di selezione qualcosa inevitabilmente sacrificato. Va bene, si tratta di quello che dicevamo prima, questo unicum, questo disco d'argilla, d'argilla fine, oltretutto, un'argilla ricercata, copia intenzionalmente, nessuno degli altri testi che ho detto finora sono stati copi intenzionalmente, sono arrivati a noi per la disgrazia che ha colpito le popolazioni locali, all'epoca c'erano incendi devastanti, hanno distrutto palazzi e annessi palazziari, ville, della Creta Minoica, questo invece era conservato apparentemente come tale dentro il palazzo di Sestos. È stato trovato in circostanze, diciamo così, particolari, è venuto alla luce in un vano che ha restituito materiale ceramico misto, in gran parte dei primi palazzi pretesi, questo va bene, ma in parte anche l'età ellenistica. Quindi stratigraficamente non lo si può a rigore datare, anche se è abbastanza logico mettere in evidenza che c'è una preponderanza dei materiali del medio minoico, cioè del medio bronzo. È iscritto, no? Con una serie di sequenze imposte in modo spiraliforme su tutti e due i lati. Possiamo vederlo direttamente dalla galleria fotografica, certo non mancano esempi del disco di questo. Alcuni ben disegni in stile fotografico come questo, così della faccia A e faccia B. Che cosa si può dire di questo? Sicuramente la scrittura è più sillabico, perché sono 45, se non erro, i segni differenti da cui è composta, troppi per un alfabeto, troppo pochi per un sistema ideografico, doveva per forza essere un sistema sillabico. Logo sillabico non possiamo dire, perché qui abbiamo delle semplici sequenze che ci permettono di essere fonetiche.
le sequenze sono state disposte dall'esterno verso l'interno, avete questa spirale, parte per prendere il caso della faccia A da qui, e si tratta quindi di una struttura che è semistrofa. Il caso del geologico di dice può essere semistrofo, semistrofo, c'è un marcatore iniziale. Nel caso dell'NRA A prevalentemente destrorso, come anche per l'NRB, questa sembrerebbe essere una struttura semistrofa. Si muove in maniera spirale di forma verso la sinistra, come dimostrano anche le parziali sovrapposizioni tra i segni. Segni che non sono stati incisi, ma impressi, anche questo è un po' strano, con puntoni nell'argilla, prima della cottura. Anche questo è un particolare che, sì, certo, non è strano alla cultura minoica, ma in cui questi non facevano che imprimere sigilli su cretule per le loro amministrazioni, quindi non è del tutto normale, se vogliamo, estendere, no, la funzione anche alla scrittura. E d'altra parte gli stessi sigilli in geroglifo delle tese portano a volte delle immagini molto belle, di ornamentale, anche segni della scrittura. Ma dire che il disco sia di origine cretese, a questo punto che la scrittura sia cretese, sia imparentata con il geroglifo delle tese, con la linea, non lo si può affermare con assoluta sicurezza. La cronologia è incerta, e d'altra parte le analogie formali che sono cercate puntano un po' verso il geroglifo cretese, un po' verso la linea A, forse verso entrambe, ma mai in maniera così sicura e distintiva. Può essere un altro tipo di scrittura che è stato solo sporadicamente nel momento attuale. Resta un unicum, finché non apparirà qualcosa di analogo sarà un po' difficile progredire, quindi tutti i tentativi di decifrazione ovviamente restano quello che sono, dei tentativi di decifrazione. Molto soltanto i siti che sono stati selezionati da questa struttura. A parte una pagina discreta di Wikipedia per questo difetto, e c'è questo sito che contiene una rassegna di teoria sul significato della funzione. Comincia abbastanza seriamente. C'è persino una bella fotografia della collina di supporto, c'è una descrizione fisica del testo, si parla poi del testo, dei tratti, dei segni che compongono il testo, la direzione di scrittura, i tentativi di cifrazione, poi come vedete da questa immagine comincia una lenta deriva verso, verso qualcosa che è meno fondato, diciamo, fino a che non passiamo alle teorie sul disco di testo. E qui abbiamo il gioco dell'oca, con il quale dico di testo ovviamente l'azione, una serie di glifi che io non saprei interpretare correttamente, quindi mi limito a scorrerli. C'è fatto anche delle metafore ai miti, che sono bellissimi esempi di ceramica Camares, del medio bronzo cretese, e naturalmente le inevitabili connessioni con l'Egitto. Con delle giuste animate veramente meravigliose. Il libro della scrittura giustamente ha avuto pure un ruolo. E poi questo non so che cos'è, esatto, non lo so. Che ha fatto? Un libro? Non saprei, non mi sono rischiato a leggere il testo che correva a mo' di arcaria questa figura. E poi niente, continuiamo sempre in ambito egiziano, eccetera. E questa è la deriva, no? Ci sono parecchi di siti così, però questo aveva un inizio, tutto diciamo incoraggiante, quindi l'ho voluto tenere. E un altro invece è questo sito amatoriale che tiene conto dei tentativi di citazione. È interessante proprio vedere quanti ne elenca. Ah no, scusate, ho sbagliato, è l'altro. Ma già che siamo qui, vale la pena chiedere una parola. Ci ha detto che avremmo trattato il disco di testo e le altre scritture cretesi, quindi se c'è qualcos'altro di sporadicamente attestato che non è niente di quanto abbiamo detto finora. Tra queste la più importante è l'ascia di Arcalocori, un'ascia in bronzo che presenta una serie di segni, di sequenze sillabiche in verticale, che hanno dell'analogia con il disco di testo. Questo è uno dei rari siti che presenta un facsimile anche dell'ascia di Arcalocori, ne parla in connessione. E questo l'ho voluto mettere tra gli approfondimenti online.
Dunque, ah no, ecco qui, nel menu a sinistra c'è proprio il richiamo all'ascia, che naturalmente viene trasmemorata e poi traslitterata perché l'autore si lascia andare queste licenze, però il facsimile è molto buono, mi dà un'idea quantomeno del comparanda che si possono prendere in considerazione per il disco di sé. È un oggetto che ho trovato nella creta centrale, un sito della creta centrale, non tanto distante da questo, ma non nella Messara, cioè nella grande pianura che sicuramente era controllata. Vengo un attimo al sito che avevo detto prima, quello che con l'enumerazione dei tentativi di citazione, solo per dire quanti ne abbiamo, probabilmente non saranno neanche tutti. Eccolo. Vedete che sono evidenziati in grassetto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, scorro rapidamente, 66 dello stato attuale, ma probabilmente qualcosa deve essere sfuggito all'autore. D'altra parte mi è capitato personalmente qualche tempo fa a Kazan, che è il sito principale del Kazakhstan, di trovare nel mercato locale una monografia dedicata ad Atlantide e al disco di Festo, che ho comprato per la modica cifra di 1,5 rublo, e che indubbiamente non è nell'elenco, così non sono interesse per il disco di Festo, travalica. Bene, io a questo punto direi ci possiamo anche fermare, perché il resto riprende soltanto link già presenti nelle altre sezioni. Fatemi se l'ho fatto troppo lunga. No. Dunque, fine.